Oggi il corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano è impegnato a continuare le ricerche con un mezzo nautico tra il ponte di Vadena e la località di Ora. È arrivata la notizia di qualcosa che è stato trovato sul letto del fiume Adige dai Vigili del Fuoco. Ci sono delle ricerche in corso. L'imbarcazione dei Vigili del Fuoco avrebbe avvistato una sagoma, potrebbe essere un corpo. Si sta lavorando per cercare di capire di cosa si tratta. È già stata chiusa. Un corpo o un oggetto in un fiume non si muove mai con la stessa omogenea velocità. Sta facendo buio, le ricerche sono state ufficialmente sospese in attesa del ritorno della luce. Buongiorno e ben ritrovati a Storie Italiane. Partiamo subito da quello che sembrava ieri la vera notizia, il ritrovamento del corpo di Peter, che è il padre di Benno Neumar, che si trova, lo sapete, in carcere ancora in questo momento con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere, anzi con l'accusa di duplice omicidio. Perché? Perché partiamo subito dall'Adige? Perché in realtà si sono seguite delle voci, diciamo, di ritrovamento, prima è stato ritrovato, poi forse no, poi forse sì, e adesso racconteremo bene quello che è accaduto ieri. Allora, la nostra Carla Lombardi, collegata, ciao Carla, buongiorno. Sì, Eleonora, buongiorno. Il tempo non sta aiutando, io mi trovo proprio qui. Sì. No, purtroppo oggi è bruttissimo tempo, ha piovuto a dirotto fino a questo momento, però le ricerche sono state riprese, Leonora. Come potete vedere, noi ci troviamo proprio sull'argine del fiume Adige. Questo è il punto massimo a cui ci possiamo avvicinare, perché naturalmente tutte le strade, come al solito, sono state bloccate dai carabinieri, e da qui possiamo vedere il punto esatto dove vedete quella boa gialla. Il punto esatto dove ieri, intorno alle 13.30, proprio quella pattuglia di Vigili del Fuoco, che quella squadra di Vigili del Fuoco che abbiamo intervistato ieri mattina in diretta e che stava facendo le ricerche proprio in questo tratto, ossia dal luogo dove è stata trovata Laura sabato mattina, verso nord, ossia verso il ponte dell'Adige dove è stato individuato il sangue di Peter. Proprio quella squadra, verso le 13.30, con un ecoscandaglio, è riuscita ad individuare qualcosa che poteva sembrare una sagoma. Quindi è scattato l'allarme, sono arrivate decine di mezzi dei Vigili del Fuoco, dei carabinieri, hanno lavorato incessantemente per circa 6 ore, hanno anche tirato un cavo d'acciaio per permettere ai sub di andare sott'acqua, ma purtroppo l'acqua ieri era veramente scura, come abbiamo visto anche ieri mattina, c'era visibilità quasi zero, quindi non sono riusciti ad arrivare proprio dove c'era questa sagoma individuata e a capire se fosse un corpo e se fosse il corpo di Peter. Quindi a un certo punto, quando è calato il buio, hanno interrotto le ricerche, hanno naturalmente delimitato per evitare che qualsiasi cosa fosse si muovesse e ripartisse verso la corrente, e questa mattina presto sono tornati per riprendere le ricerche. Adesso abbiamo visto dei gommoncini che sono passati con gli ecoscandagli. Non so se riusciranno oggi sarebbe a scendere i sub, perché come potete vedere il tempo esatto, quello è il punto. Dove ci troviamo, diciamo, a metà strada. Sì, vai. Esatto, con il sonar, con gli ecoscandagli, stanno cercando di capire cos'è questa anomalia che hanno individuato, Carla, alle 13.30. Il corpo di Laura, sì, rispetto a dove noi stiamo vedendo adesso la presenza dei Vigili del Fuoco, il corpo di Laura dov'era?
A quanta distanza? Guarda, è più a sud, qualche chilometro più a sud, perché noi ci troviamo a 3 km da ora e il ponte, diciamo, Adige si trova a 8-9 km verso, la telecamera. Verso nord. Non ci capire? Aiutaci con la tua regia, Carla. Allora, se si sposa esattamente. Allora, il ponte dell'Adige si trova verso nord, verso Bolzano, okay. Diciamo, però saranno almeno 9-10 chilometri. Okay. Invece il corpo di Laura si trova più a sud di dove sarebbe stato individuato questa sagoma e quindi, diciamo, quasi una metà strada, forse un po' più vicino al corpo di Laura sicuramente. Il fiume è circa 2 metri di profondità. Allora, ci sono delle considerazioni da fare qui, Gassani, buongiorno. Buongiorno. Cioè, intanto che comunque il ritrovamento di questo corpo, che non si sa se è intanto un corpo di un uomo, prima di tutto, perché è stato visto con i sonar giù dalle apparecchiature, fra l'altro ieri le abbiamo mostrato tutte le apparecchiature in diretta che vengono utilizzate. E ora si capirà rispetto alla pioggia che forse arriverà proprio nelle prossime ore, oppure se riusciranno di nuovo ad abbassare il livello dell'acqua del fiume Adige si cercherà di capire se quello invece è il corpo che appartiene ad un uomo e appartiene proprio a Peter. Però ci sono delle considerazioni da fare. Intanto, dove si trovano adesso nel punto che ci sta mostrando Carla, in questo istante sono ripartite le ricerche, ok? Lo state vedendo in diretta proprio in questo momento, sono immagini per chi si fosse appena collegato in diretta. Avvocato Gassani, ecco la domanda, intanto sarebbe comunque abbastanza vicino, ok? Sì. Avrebbe comunque la traiettoria che era stata ipotizzata dagli inquirenti, cioè buttare giù il corpo dal ponte che ci ha mostrato prima, è lì in fondo dall'altra parte, diciamo, della nostra telecamera, e comunque ci potremmo essere, no? Come... Sì. Sì, ma diciamo che i carabinieri hanno fatto un lavoro straordinario, perché recuperare due corpi in un fiume importante e violento a volte come l'Adige, soprattutto quando è in piena, è come trovare un ago nel pagliaio. E addirittura i corpi sarebbero due se il corpo ritrovato è quello di Peter. Quindi credo che a livello investigativo è stato fatto un lavoro veramente eccezionale. Ora, quello che importa, cara Eleonora, è stabilire come sono stati trovati i corpi, in quali condizioni, per poter fare dei rilievi autoptici e capire quali sono le ragioni della morte. Sì. Perché purtroppo i cadaveri che vanno a finire in mare o nei fiumi hanno una decomposizione quasi immediata. Sì. Quindi sarà molto importante che i RIS e i medici legali possano poi ricostruire gli ultimi... Allora, adesso rimaniamo per favore con una finestra aperta proprio lì sul punto delle ricerche. Sono ripartite questa... mattina si pensava che oggi, insomma, non si riuscisse a fare nulla, ma per ora non sta piovendo, per cui i vigili del fuoco, le squadre incaricate continuano in maniera incessante per cercare questo corpo. Non si sa se quello di cui si parlava ieri fosse il corpo di un uomo, e se fosse il corpo di un uomo proprio quello di Peter.